Buongiorno a tutti e benvenuti al 23esimo episodio del Road to Commander. Non so assolutamente come stia facendo a tenere a mente i cacchio di numeri di episodio. Devo essere sincero che questa divisione fanteria me gusta mucho. E soprattutto me gusta mucho sta arma. Soprattutto... no, fermi... sì. Questa è la prima volta che spawno da sta parte della mappa. Non mi era ancora capitato nelle volte scorse. Adesso qua... ci faranno subito, eccolo là, perfetto, primo sanguinaccio e ci sono già. Ma perché c'è così tanto, oh, perché c'è questo incredibile ritorno del camperaggio? Cioè, boh, ok, era finita la stagione dei camper. Ah, giusto, perché ovviamente in sta mappa si gioca da parte a parte. Mi sembra. Sì. Che vuoi fa? Dimmelo. Che vuoi fa? Va là. Quanta gente può esserci? Ma non mi ha visto. Ma vabbè, dopo gioco in squadra con i coglioni che stanno là sopra a camperare e non vedo ni cazzo di nemici. Porco schifo. Che fastidiezza! Ma va sto qua che sta tutta partita qua sopra come un ebete. Toh! Qua siamo molto in pericolo a passare in questa zona. Mori! Stiamo vincendo! C'era gente, tantissima gente sopra. Quindi se c'è... perché mi ha fatto spawnare qua? Abbiamo perso il comando! Lì! Do cazzo l'ho attaccata! No! Vabbè, mi ammazzano perché c'è la coppia che mi ammazza. Vai, che abbiamo recuperato. Dai che siamo Laser Mount in vantaggio. Boom! Picca di sta bomba. Dove cazzo è? Era qua? Vabbè, c'è quello sotto, ma si posso fare cazzi? Ok, ma do cacchio si era nascosto quello lì. Ma come cacchio giochi, coglione, mamma mia, che schifo di persone, mamma mia. Che schifezza. La madonna, però. Sono capitato proprio nella mappa giusta, eh. Sono spawnato nella parte dove si spawnava una volta. Via. Che sono tutti qua dentro. Ma tutti, eh. Cazzo, devo andare sopra. Nemico a terra. E sti cazzi. Nemici sul posto superiore. No. Fuga. Via. Quello là sicuramente là, ma sicuro. Ma perché faccio tutto il giro? Mi ammazzano sempre da dietro. Però mi sembra più che giusto che abbiamo fatto dei grandi episodi. I scorsi episodi e adesso dobbiamo fare delle bieche figure barbine. Proprio qua. Oh, mamma mia, dov'è quello lì? Come ha fatto a fare hit marker? Non esiste sta cosa. Non esiste nel mondo. Che cazzo mi ha sparato? Guarda come giocano. Va. Chi mi spara? Che gli facevo headshot. Non so ancora se ho fatto headshot, perché ho messo anche tipo un altro contratto che dovevo fare headshot o roba del genere. Te l'avevo quasi attaccata, porca miseria. Schifa. Lurida. Immonda. Stavo facendo adesivo. Levati. Sti cazzi a prua. Mezzo in volo. Ricognizione aerea in corso. Via, dobbiamo penetrare. Se m'ammazzava. Venga, non si faccia problemi. Su. Da lì in fondo. È stato prescelto. Oh. Giustamente mi ciccia fuori dall'altra parte, no? Devo fare il giro qua.
vabbè. Ogni tanto, dai, ci stanno anche queste partite molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto. Boom! Qua bomba. Molto. So, lanciata io, l'ho lanciata. Bomba Atom sganciata. Molto sfigate. Dove facciamo anche dei pessimi risultati. Che cacchio di animazione era quella là dello scoppio? Bruttissima proprio. Mai visto un'animazione più brutta di quella. Boh. Andava tipo a. A 2F. Che cacchio che è, io non le so ste cose, dai. Su, su, su. Ma perché? Via, via, via. Dobbiamo recuperare un pochino. Non può sempre andar male. Che il merda di lancio schifoso. Sozzo. Colpo alla testa. Me lo sono portato a casa. Non so quanti ne mancano ancora. Devo fare solo, non so se 3 o 5. Una roba del genere. Però io con i colpi a testa in tutti i giochi possibili, da proprio dai Call of Duty fino ai Left 4 Dead, un so buono. Va, guarda quello là, ando sta a giocà. Fuga. E non muore. Ok, hanno qualche perk con la cacchio di energia doppia, tripla, quadripla, quadrupla, quintupla, quello che è. Le persone in questo gioco non muoiono, e se poi ti aspettano lì dietro gli stipiti della porta, so proprio degli stronzi. Adesso spingeranno come dei pazzi, tutto che si vede in cazzo. Sta ancora là quello là? No, sta sopra, va là. E questa l'abbiamo presa in saccoccia con un 10-18. Ovviamente. Oh, ma perché tutte le volte quelli con i cecchini fanno la stella di bronzo su di me? Una cosa incredibile. E andiamo alla prossima partita. E ci apriamo un pack raro velocissimamente, perché fra un po' inizia la partita. Vai, vai, mi butti giù qualcosa di buono però, eh. Beh, forse. Splatter, biglietto da visita leggendario. Possiamo metterlo subito? Ma di un... non lo faccio l'antivirus. Andiamo in partita. Intanto vogliamo un discorso. Per voi quali sono le mappe più belle e meritevoli di questo gioco? Se devo essere sincero, mi piacciono abbastanza le varie armi. Tanto non... oh, ma c'è gente in quadro che piace molto le armi, però sono più, devo essere sincero, le mappe che non mi piacciono rispetto a quelle che mi piacciono. Ad esempio quella, stiamo vincendo, per quanto mi riguarda più bella è Flak Tower, proprio senza ombra di dubbio. Flak Tower, devo essere sincero, mi piace molto come mappa. Lasciando perdere che ci ho fatto delle belle partite. Bastardo con la baionetta. Però per il resto è anche molto posizionata bene. Questa sì, non è malaccio. Però vedo che, boh, non lo so, col fatto anche che non ci siano più i salti eccetera eccetera, si è un po' tutti votati al camperaggio. Soprattutto ci sono delle zone anche qua con le persone che si mettono dentro gli autobus, tipo sto autobus, e camperano. Mai una volta che vinco sto scambio dove inizio io a sparare dopo, e camperano come i cazzo di canguri. Perché se non sapete, in Australia i canguri proprio sono si sono in via d'estinzione perché fanno gli stronzi così. E camperano tutto il giorno a giocare a Call of Duty. Dove? Va bene, iniziamo con 3 in negativo. Mi sembra più che giusto. E di dovere. Oh! Che bello però che non è morto l'altro, e ho fatto fare la doppia. Se ci godo. Guarda che, cioè, non è che ho iniziato a fare quel discorso sulle mappe, quindi scrivetemi anche voi cosa ne pensate, perché così io adesso cambio e dico che sta mappa fa schifo. Scusate. No.
Spariamo un po' a caso, che ogni tanto ci sta benissimo. No. E la gente non muore. 0-5. Andiamo a battere il record del negativismo. Via. Action Man, il più grande degli eroi. Chi se lo ricorda Action Man? No! L'avevo visto dopo, sto stronzo infingardo, bastardo, schifoso, che gli esplodesse, non lo so. La tavoletta del water, così. Così evita anche di andare... Guarda che è ancora lì fermo! Oh, ma mi stava correndo dietro quella granata là. Boh. O che ce l'avevo attaccata a Butch Deo Cool. Anche perché non era una... Oh! Non era una Semtex. Mette qua col fatto che siamo in Uber negativo. Velivolo spia nemico. Vatela bianco al posto. Si spera sempre di andare almeno a vincere la partita. Anche se, se devo essere sincero, mi sa che mi mancano poche kill. No! Il posto infame! Mi mancano poche kill per fare una sfida, se mi sbaglio. Si levi! Cribio! Io ci devo avere la sfiga, eh? La sfiga addosso. 1-9. 1-9. Fortuna che è dentro in questo video, così magari sicuramente poi nessuno guarderà questo video. E arrivati a sto punto nessuno saprà che ho fatto 1-9, 2-9, 3-9. Vaffanculo. E via dicendo, no? Perché ovviamente non sta andando benissimo. Fatto di visualizzazioni sto video, però lo devo finire, è un mio proprio un mio obiettivo. Mezzo in volo. Dobbiamo finirlo, soprattutto almeno dopo posso iniziare, stiamo a giocare un attimino più tranquillo. Via. A giocare un attimino più tranquillo. Anche per i miei affari, io mi levo da qua che mo viene uno e si fa una quad sicuro minimo. Anche se stiamo a vincere. Fuga. La seguo, vada, vada, vada. Do cazzo sono? Non ho ben capito. Avevo due di vita però, eh. Porca miseria. E comunque la doppia ce la siamo fatta. Che altro ci siamo fatti? Salvatore mi sono fatto. Quello là stava camperando al contrario, le cose che succedono soltanto durante le mie partite. Però a tempo non puoi far tutta partita di sopra. Dopo un po' ti viene anche il mal di testa a stare sempre in altitudine a beccarsi tutte le imprecazioni degli altri. Io devo andarmi ad uccidere quello là prima che finisca la dannata partita. Toh! Ci sei o non ci sei, t'ammazzo! Stronzo. 5-13. Arrivederci. Vediamo chi si è beccato qua la stella di bronzo del cacchio. E noi ci vediamo domani con un nuovo episodio. Come ho fatto io? Che cacchio vuol dire? Non l'ho beccato, ho fatto... Cioè, hanno fatto talmente schifo che l'ho beccata io. Con una doppia a caso. Va bene. Ciao.